Ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e bentornati su Farming Simulator 22. Allora ragazzi, ricordatevi la Coronella Ro, questa è la mappa, qui siamo. Prima di iniziare il gioco ragazzi, vi voglio prima di tutto ringraziare delle visualizzazioni eccetera eccetera, siete fantastici. Poi volevo dirvi due cosucce. Una che vi chiedo scusa perché sicuramente si sentirà un po' maluccio l'audio del microfono, non so perché, ma sto avendo un po' di problemi con l'audio del microfono e non riesco a capire che cosa sta succedendo. Sapete che io sono fortunatissimo nelle cose, quindi ogni tanto c'è qualcosa che non va. Comunque mi sono portato leggermente avanti, non con il gioco ma con delle ricerche, mi sono segnato praticamente tutti i posti che a noi servono per andare a lavorarci su, le fabbriche, queste cose lì, le ho segnate tutte, ho segnato, mi sono fatto un po' il culetto, girato come un animale, le ho trovate quasi tutte, non tutte ma quasi tutte. Ad esempio la produzione della pulizia delle olive è tra i campi 18 e 12, quindi andiamo a vedere un attimo. Andiamo qua, andiamo a vedere. Intanto che c'è la mappa vi dico solo due cose. Una è, mi raccomando ragazzi, ricordatevi di mettere tanti bei like sotto i miei video. Perché? Perché questi like mi aiutano a portare avanti il tutto, è un aiuto che mi date. Poi attivate la campanellina, la campanellozza, perché così vi arrivano le notifiche per quanto riguardano tutti i video. E poi un'altra cosa, gli abbonamenti ragazzi non sono obbligatori, è un aiuto in più che mi date. Non costa tanto l'abbonamento ragazzi, ho messo un abbonamento veramente da un caffè, praticamente poco più di un caffè, e quindi è un aiuto in più che mi date se volete, non è obbligatorio, potete anche seguirmi senza fare altro, ok? Noi abbiamo anche un altro campo, perché volevo prima di tutto andare un attimino a vedere, io qua ho già caricato, devo portare poi via solo la legnata, andiamo a vedere dov'è il allora questo intanto gli diamo il via, ciuspi, gli mancano i semi, mannaccia il culo, ok ragazzi torno subito. Ok, non c'è tantissimo. Ok, intanto lui ragazzi sta andando a finire qua, spero che riesca a fare quello che c'è da fare. Intanto noi volevo andare a vedere un attimo questo campo qui ragazzi, perché c'è un campo che è proprio quello lì e c'è dopo questo. Non mi ricordavo di avere. O l'ho comprato. Fertilizzato al 100%. In fase di crescita, barbabietola da zucchero. Wow. Sì. E già perfetto, andiamo a vedere, allora sto finendo di seminare qua ragazzi,
dobbiamo poi andare a prendere dei semi. Andremo a prendere dei semi perché abbiamo anche da seminare dalla parte di là, e andremo a seminare, vediamo, colza, qualcosa del genere. Dobbiamo andare a vedere cosa possiamo andare a seminare. Allora, vediamo un po'. Frumento, sì, la colza, il girasole. Possiamo seminare erba, rafalorifero, e niente, non possiamo seminare un cazzo, possiamo seminare solo questa roba qua. Si potrebbe seminare la colza adesso, però poi vabbè, lasciamo così per adesso, seminiamo solo il frumento e basta, perché lasciamo qua, semina questo. E quello di là poi semineremo il girasole. Uno semineremo il girasole e nell'altro, mazza che laggate ragazzi, non è possibile, sto gioco veramente gira da schifo, ma veramente gira da schifo. Allora dobbiamo andare a fare una cosa, andiamo a vedere la nostra mappa. Perché il campo 18, dov'è il campo 18? Il 32, riusciamo a trovare il 32? Il campo 18 e 32 dovrebbe essere giù da queste parti qua, credo, eccolo qua, ok, dovrebbe essere qui in questa zona qua. Quindi andiamo in, no, andiamo a prendere questo, intanto lì ha finito, va bene. Andiamo a prendere questa e andiamo fuori. Allora adesso andiamo qua, colore principale questo. Andard. Eccolo qua. Ok, allora ragazzi ci siamo, ho preso ragazzi questa, che l'altra veramente era una cacca. Comunque lagga da fare schifo, io veramente davvero sono rimasto veramente, e dico veramente, ma veramente deluso da Farming Simulator 22, perché non vi dico la verità, pensavo potessero fare qualcosa di meglio, invece cazzo, è ottimizzato meglio il 19, questo è ottimizzato male, ma veramente male ragazzi. E non sono l'unico a dirlo, sono in parecchi che lo dicono, è ottimizzato veramente troppo male come videogioco,
cioè non dovrebbero uno alleggerirlo un po' e due cercare di ottimizzarlo un po' di più, un pochettino meglio, perché veramente è una cosa impressionante. Ma cos'è? E qua per il lavaggio delle... Allora, dovrebbe essere giù da queste parti qua. Dovrebbe essere in questa zona qui, se non è questo, per il lavaggio delle olive. Esatto, ragazzi, eccolo qua. Eccolo qua. Allora, questo, ragazzi, è il centro di lavaggio delle olive. Praticamente cosa succede? Si buttano le olive qua. Allora, visto che ci siamo, andiamo a fare una cosa. Andiamo a vedere dove cazzo siamo finiti. Eccoci qua. Esatto, eccoci qua. Allora, se noi andiamo a fare così, così, andiamo a fare così, possiamo comprarlo a 75.000. Io diciamo di fare così, sì, compralo. Lo dobbiamo comprare per forza. Ok, quindi come potete vedere, qua dobbiamo scaricare le olive che si portano qua. Qua si caricano le olive pulite. Le foglie vanno qua e vanno qua sopra. E qua, ragazzi, ci sono le foglie da caricare. E le foglie, ragazzi, si vanno a vendere. E questo è il centro di lavaggio. L'avevo già trovato una volta, però poi non mi ricordavo più. Quindi siamo a 39. Ok. Quindi adesso possiamo essere, diciamo, un po' più tranquilli. Lasciamo qua il metodo. Andiamo a cercare un'altra cosuccia. Fatemi vedere solo. Fertilizzato geopazione. Mandorle. Questo, ragazzi, lo devo fertilizzare. Lo fertilizzerò io off camera. Adesso andiamo a vedere di vabbè, portare questo prima di tutto in segheria. Ok. Ok, ragazzi, ci siamo quasi, scusate se vi ho fatto il taglio, ma mi sono ribaltato col trattore, quindi ho dovuto per forza trafficare un po' per rialzarlo. La prima curva che ho fatto si è ribaltato tutto, vabbè, ero i due allora, non so come ha fatto a ribaltarsi così. Ok, perfetto, siamo arrivati alla nostra segheria, si stava ribaltando di nuovo, non so come ho fatto a recuperarlo. Queste cose sono mandorle. Olivo. Oh, ma queste sono quelle olive con l'ombrellino. Fatemi vedere una cosa. Ah, ecco qua. Quanto costa questo? Fatemi vedere. La Madonna. Ma no. Ma 5 milioni. No, ma io voglio prendere solo questo. Ma c'è qualcosa che non può. No, vabbè,
Lasciamo stare. Ho già visto che c'è il... è buggato, perché non è possibile. 5 milioni, se io voglio 4 alberi, devo per forza spendere 5 milioni per 4 alberi di merda. Che vadano a fanculo tutti quanti. Ok, no, c'è qualcosa che non va, ragazzi. Ci sono dei bug veramente fuori dal normale. Veramente mi... ve l'ho detto, il farming mi ha veramente deluso troppo. Se mi piace come gioco, ci sto giocando perché mi piace, però ragazzi miei è veramente una merda. Quando fa così, proprio mi viene voglia di spegnere tutto e dire ma vaffanculo. La madonna. Quanto diamo? Ok, allora legna per adesso ne abbiamo parecchia da poter pensare di... tiriamo via un attimo questi bancali, poi li veniamo a caricare. Ok, quindi come potete vedere ragazzi qua, basta mettere i bancali e vediamo, non mi dice quanta ce n'è. Non ce n'è tantissimo, vediamo. Per adesso bancali in linea ne abbiamo 48.000, belli che piena. Devo poi andare a tagliare altra legna, caricare altra legna, ma quello lo faccio io off camera, ragazzi. Allora questo trattore qua, ragazzi, lo volevo vendere e vi dico la verità, ragazzi, lo vendo perché è troppo. Quindi per adesso lo andiamo a vendere. È veramente troppo piccolo e non ce la fa fare niente. Ma veramente niente. Non riesce a fare nulla. E voilà. Quindi lo vendiamo. È bello, non c'è niente da dire, però... ragazzi, io, dottore, lo vendo. Andiamo qua, andiamo così e andiamo qua. Allora, valore, ok, non è che abbia avuto tanto valore, eh. Dobbiamo andare a portare via i bancali. Fatemi solo vedere adesso una cosuccia. Trattori, abbiamo da prendere un trattorino per fare ste cose lì, ma volevo vedere se c'è, eccolo qua. Puttana, si costano però. Ecco, questo è il 1300, sarebbe 150 cavalli, che costa 58 però. Sarebbe 58. L'unica sarebbe andare a fare questa cosa qua. Tanto siamo arrivati a 900, quindi... ok, facciamo così e andiamo a prendere il nostro Fiat 1300, questo qua, che è della mod. Allora, configurazione, no? Standard. Aspetta. Va bene.
Zavorra. Sì. Così. Andiamo così. Standard. Ok. Ragazzi, se noi... A parte che noi dobbiamo fare così. Dobbiamo attaccare questo. Lo attacchiamo qua, che poi ce lo portiamo là. E ci servirà poi anche... Perfetto. Andiamo a prendere il trattore, eccolo. Che bello, guardate. Almeno questo, ragazzi, è 150 cavalli. Ok, allora ci siamo. E ragazzi, io direi di mettere qua la roba. Ecco, potete vedere. C'è qualcosa che non quadra. Allora facciamo così. E poi... Non ci sarebbe qua. Far mettere semifertilizzanti e tutto, mettere tutto qua, togliere la mietitrebbia da lì, la mietitrebbia si mette di là, e qua mettere tutti i semi, mettere tutto i liquidi, quelle cose lì, mettere tutto lì, quasi quasi, però lo faccio off camera. Arrivo, ragazzi, scusatemi. Allora, eccoci qua. Dentro qua c'era niente. Quindi, no. Sì, poi off camera, ragazzi, faccio quello che devo fare. Allora, dobbiamo andare a prendere il fertilizzante che ce l'abbiamo già lì. Però, a noi, ragazzi, ci serve il fertilizzante. Sì, ci serve fertilizzante liquido, perché quel fertilizzante qui, non lo so se possiamo andare a venderlo. Fatemi fare una prova. Se possiamo... Allora, se io prendo questo
fascia di cacca puzzolente e lo metto qui. Me lo fai vendere, bastardo? Ma manco per il culo. No, non me lo fa vendere. Non me lo fa vandara, non me lo fa vandara, mannaccia al culo, mannaccia. E niente, per quello ce l'abbiamo lì e non ci serve a niente. Perché noi ci serve quello liquido. Noi abbiamo la snappolatrice per il liquido. Volendo, sì, abbiamo anche questa. Sarebbe per il liquido. Sì. Allora, facciamo una cosa. Intanto riempiamola qua. Andiamo un attimo a prendere il fertilizzante. E la Helm? No. No, 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 va bene anche l'altro qua. Ok, quindi andiamo a prendere questo fertilizzante qua. Ok. Ma dov'è? Perché me la metto qui? Ok, quindi il fertilizzante c'è. Devo solo andare a... Ok, è fertilizzato al 50%. Quindi niente, devo fertilizzare al 50%. Devo ancora fertilizzare al 50%. Molto bene, allora facciamo una cosa. Bancali qua. Siamo quasi a posto. Allora guardiamo un attimo, sì, allora per quanto riguarda, andiamo a vedere un attimo. Ok ragazzi, qua. Allora, andiamo solo a vedere un attimino quanto adesso vale. Andiamo. Ok, allora vedere ragazzi. Ah, basta. Due bancali. Due bancali li ha fatti. Quando arriviamo ai bancali. Allora, io direi, ragazzi. Fatemi tornare verso
Esatto. Allora. Un attimo. Parca. La Madonna. Ok, allora ragazzi, facciamo una cosa, dai, salutiamoci qua. Anche perché ho avuto un piccolo problemino, quindi devo correre via un attimo. Spero sia niente di grave. Ok, dai ragazzi, come sempre un grosso bacione, un grosso abbraccio da Vivo Libero. Mi raccomando ragazzi, tanti bei like, condividete, aiutatemi a portare avanti questo canale e questa serie. Ok, ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.